Buongiorno, allora oggi iniziamo il vlog in maniera un po' diversa perché mi ero dimenticata di iniziare il vlog. Però dato che ormai c'è un corriere qua sotto, no, non è per me. E dato che ormai l'inizio tutto ogni volta mentre mi trucco, ormai ho saltato la parte in cui mi trucco, anche se non è che ho fatto tanto, ho messo un po' di base, sopracciglia e una matita. Perché oggi voglio vlogare? Oggi è mercoledì, quindi mi sa che sto andando al mercato. Nel frattempo, qua c'è Claudio che urla. Nel frattempo, sta arrivando mia sorella, quindi è sul treno che sta venendo qui da me, anche perché qua siamo agli sgoccioli, diciamo. Sì, dietro c'è un panico, signori e signore, ma io non riesco a stare dietro a tutto. Comunque, quindi sta venendo mia sorella, rimarrà qui fino a quando partorirò e poi inizierà un po' un tram tram di gente a venire, aiutarmi, eccetera. Perché ormai diciamo che io ho poca 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 autonomia. L'ultima visita che ho fatto il 23 gennaio, la bimba pesava 3,1 kg, quindi quelli poi mi hanno messo a dieta. Mi hanno un po' rimproverata, però mi hanno detto che devo stare attenta e comunque c'è il rischio che nasca prima perché è veramente molto grande. Quindi niente, adesso io vesto Claudio. Scusate, ma non sono abituata a fare video mentre tengo, non so dove guardare tra l'altro. Vesto Claudio, andiamo al mercato e poi credo di andare a prendere mia sorella in stazione. Sì, penso di sì. Vabbè, questo è quando. Siamo pronti? Andare a prendere la zia? Siamo pronti? Forse no. Forse no. Avevamo un po' di sonnino? Un po' di sonnettino. Un po' di sonnellino. Vabbè, andiamo. Vedo un cappellino rosa. Vedo un cappellino rosa, mi sa che lei. Proprio nelle nevi con la mascherina. E noi siamo qua. È il vlog, Giulia. Cos'era? Qui lui sta facendo un pisolino. Io pisolino, oddio, pisolino no, però sono spiaggiata, cioè siamo spiaggiate. Lui dorme. E ormai mi stanco veramente subito, praticamente sono distrutta. Mia sorella anche sta riposando dato che stamattina si sveglia dalle 4. E oggi praticamente un mese, domani in realtà, perché oggi è 8 febbraio, domani il 9, sarà un mese preciso alla scadenza, perché la scadenza è il 9 marzo. Quindi ormai qui siamo e niente. Ormai non vedo l'ora che esca. Sono abbastanza terrorizzata dal parto. Per il primo parto no. Proprio dicevo, vabbè, l'hanno fatto tutte. Che vuoi che sia? Cioè, no, che vuoi che sia, però dicevo, hanno partorito tutti al mondo, quindi ce la farò anch'io. Dopo l'esperienza del primo parto, che se non avete visto, vediamo se riesco a lasciarvi il link. Mi sono un po' traumatizzata e ho paura che sia uguale, però mi dicono tutti che il secondo parto è più facile, più veloce, quindi speriamo. Fatemi sapere voi se qualcuno di voi ha avuto due figli. Oggi mi sa che farò la valigia. Sì, inizierò ancora, non l'ho fatta. Ho praticamente tutto, ho comprato tutto, però non ho assemblato. Quindi mi sa che oggi farò la valigia niente. Spero che nasca prima, ma tutti mi dicono che nascerà, tutti i dottori mi hanno detto che sicuramente nascerà prima, perché già il 23 gennaio, che ho fatto l'ultima ecografia ostetrica, pesava 3,1 kg. E quindi, ma mi sa che ve l'ho detto, sì. Quindi sicuramente manca meno. E io non ce la faccio più, cioè, è proprio grossa, grossissima. Comunque. Ora qua si continuano a fare i pisolotti. Noi ci vediamo dopo. Vi faccio vedere quello che ho preso al mercato. Sto due cagatelle. A dopo. Eccoci qua. La zia sta giocando con Claudio. Cioè, lei sta giocando e lui la giudica. E io, sì, come vi ho detto, c'è un casino. Sto facendo. Ecco, sono cascata.
sì, sto facendo la valigia. Sto sistemando le cosine. Ci sono tutte le cose lavate che adesso le dovrò stirare. Questo me l'ha regalato mia sorella qualche mese fa. No, per Natale. Non è per me, ovviamente. E poi cosa abbiamo? Questo gliel'ha regalato la nonna. Credo che sarà il cambio per uscire. Poi un cappellino così, sobrio. E poi altre cosine. Tipo questo che cos'è? Un pantaloncino. Niente. E poi qua ci sono questi qui. E vabbè, adesso facciamo tutto. Noi siamo così. Non so se si percepisce l'enormità. Vabbè, continuiamo. Ok, eccoci. Vi faccio vedere, sono passate ore, secoli, anni. Io ho fatto qualcosa per la valigia. Valigia con quante G? Valigia. Però non ho tutto messo inside. Ho stirato qualcosa. E devo ancora mettere dentro. Perché prima vorrei fare il video. Perché ci sono delle novità che sto inserendo, delle cose che ho capito che non mi servivano. Quindi rifarò il video. Comunque, sono stata al mercato. Tra l'altro vi faccio vedere anche cosa ho preso l'altra volta all'OBS, c'è cioè il 70%. Ho preso due bavaglini e mi sono costati 1,50€ da 4,95€. Due bavaglini così semplicissimi. E questi li metteremo dentro. Poi, allora, sono andata al mercato, ma avevamo un po' di fretta, eravamo un po' così stanchini, quindi ho fatto un giro super veloce. Cosa ho trovato? Nella mia solita bancarella dove tutto costa 1€, ho preso questa, che è una felpa, che la fantasia non mi fa impazzire, però mi piace il modello perché è di Zara e io le felpe di Zara le amo, cioè per me è un design bellissimo. E questa è 6-9 mesi ed è 1€. Troppo carina, tipo beciolina con i cuori rosa. 74 centimetri, è abbastanza versatile queste felpe di Zara. Sempre 1€, ma non le specifichiamo più. Ho preso questa gonnellina a costine. Poi io non compro niente rosa, tutto rosa. A costine dell'utina rosellina, la marca è questa, non so se la conosciate. Fatta in Spagna, made in Spain, 3 mesi, Lola Palacios. Questa qui, che ha i bottoncini anche dietro, vediamo se si può stringere. Comunque così, un amore. Così. Poi ho preso questi che muoio, non sono per niente il mio stile, diciamo, però sono proprio lo stile di mia sorella. E sono questi pantaloni con una finta culisse qui e arricciatini tipo a zampa larga. Muoio. Nemmeno capisco che misura siano, perché è tutto sbiadito. Comunque mi facevano morire. Vediamo se la marca si capisce da qui. Non c'è scritto niente. Ah, Zara! Ok, perché quella là è sbiadita, però qui nella etichetta centrale c'è scritto Zara. Ok, quindi sono di Zara. E sono fatti così. Con i taschini mi sembrano un po' grandi. Però dai, graziosini. Poi questo, che è 4 anni, mi è sembrato di aver visto, sì. 4 anni, però io penso che glielo metterò tipo vestitino. Cioè, 4 anni come maglietta, però penso che lo metterò tipo con le... Come si chiamano? Ok, si era bloccato ovviamente la registrazione. Dicevo, questa qua con le con la calzamaglia tipo sotto, si può mettere, comodi. Anche questo non è il mio genere, ma costava 1€ di H&M, ho detto, prendiamola. Poi, c'è Claudio che viene gattonando qua. E poi pantaloni di
Benetton. Questa volta erano tutte più o meno firmate di queste grandi catene. Skinny Stretch. Benetton, misura l'avevo vista, vabbè, misura di Claudio. Vedo che siano 80 centimetri. Pure queste accostine di questo blu. Così. Graziosini. Così. Poi pigiama per Claudio che misura 2 anni ed è di Chiami. E questo giallino verdino limoncino, tutto nuovissimo, perfetto. Con Little Bear. Comunque troppo carino. Cinigliina. Dai, grazie. Dove stai andando? Poi, mi sa che abbiamo finito, no? L'ultima cosa, che per tua sorella, non è per te, sempre di Chiami, 18 mesi. Questo qua, un coso. Con la pulisse è tipo vestitino, sembra. Ma è tutto super nuovo, tutto tipo l'urexato, il cuoricino. Bottoncini dietro, così, 1 euro. Cioè, sta bancarella non mi delude mai. Se avessi avuto un po' più di tempo, un po' più di forza nelle braccia, che ultimamente non ho, cioè mi facevano malissimo le braccia nello spostare lì la roba, avrei trovato tanto. C'erano anche tante cose grandi, tipo 7 anni, 8 anni, molto carine, ma non posso comprare cose per i prossimi secoli. E lui ciccio! E quindi niente, questo era quello che ho preso. Aiuto, ma chi è? Ok. Questo è quello che ho comprato. Adesso io sono qua col mio pigiama di Asos Arenna. Sto così. Che amo. Ormai è l'unica cosa che mi entra. E niente, io penso che ormai adesso concluderò questo vlog, è stato proprio un mini vlog come tutti quelli che ho fatto ultimamente. E niente, poi magari farò un altro video con mia sorella. Avevamo idea di fare un video sicuro, cioè sappiamo già quale fare. Vorremmo farne di più, dato che starà qualche giorno, ma vediamo come sto io, vediamo se non nasce qua la signorina. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui, sempre noi e sempre più rotondi. Un bacio.